e non è una bestemmia quello che sto per dire, una delle riforme che ha finito per favorire di più la corruzione è la riforma del titolo quinto della Costituzione, una riforma costituzionale che ha smantellato un sistema di controlli, la logica che aveva un senso, perché dei Coreco ne avevamo tutti ragione di preoccupazione, anche per fatti corruttivi, ma senza prevedere nessun meccanismo alternativo. Ovviamente il controllo vero deve essere un controllo non burocratico, perché i controlli burocratici finiscono essi stessi per essere un meccanismo di deresponsabilizzazione e persino di aiuto alla corruzione. Del resto, chi conosce come funzionavano i Coreco sa bene che spesso la corruzione si annidava soprattutto lì o anche lì. Il controllo deve essere fatto in modo intelligente, deve essere fatto anche semplificando le procedure. L'idea che noi abbiamo sul codice degli appalti parte proprio da questa idea, una grande semplificazione con la possibilità di intervenire per esempio attraverso meccanismi amministrativi che erano quelli di cui parlavamo prima del bandi. Quando poi ovviamente ai controlli diciamo fatti dell'antimafia, ma io su questo punto devo dire che i meccanismi ormai di controllo sono affinatissimi. Se voi guardate le interdittive antimafia, leggete le interdittive antimafia, non ci si limita affatto solo al controllo dell'imprenditore o al controllo della famiglia dell'imprenditore, perché attraverso lo strumento dell'accesso ai cantieri il controllo anche della manovalanza viene svolto, della effettiva gestione della manodopera viene svolto. E come? Noi abbiamo finalmente sotto questo punto di vista una legislazione all'avanguardia che fino a poco tempo fa qualcuno ci criticava perché dicevano che era troppo poco garantista, ma che oggi vengono tutti a copiare. Controlli amministrativi fatti bene, come quelli che sono stati fatti a Milano, sono la prova che si riesce a individuare spesso persino meccanismi di infiltrazione, scusatemi se semplifico, minimi. Ovviamente va messa in campo una struttura capace, va messa in campo un livello di investigazioni ad altezza, di cui non sempre tutte le prefetture sono all'altezza. Questo è un altro tema, ovviamente è un tema diciamo di altro tipo. Dopo Expo, noi rispondiamo per quanto riguarda la legge, ma su questo punto io credo che il decreto legge abbia già previsto un meccanismo. L'unità operativa non viene sciolta il 1 maggio 2015, ma opera fino al 31 dicembre 2016. Ci sarà un maggio. E noi ovviamente fino al 31 dicembre 2016 ci saremo. Sulla normativa anticorruzione e su come sia diventato uno strumento burocratico è inutile dire che non posso che essere d'accordo, perché quei piani mastodontici che sono stati copiati da tutte le amministrazioni non sono serviti a nulla. Noi avevamo una normativa sotto questo profilo molto farraginosa. Il piano nazionale anticorruzione veniva approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Mi chiedo cosa c'entra il Dipartimento della Funzione Pubblica in questo senso. Ma era frutto di una legge che era nata con una logica di grande compromesso. Il decreto legge 90, questo è un altro dei meriti di quel decreto legge 90, elimina la competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede che il piano anticorruzione venga approvato direttamente all'autorità nazionale anticorruzione e venga aggiornato all'autorità nazionale anticorruzione. Quest'anno non ce la facciamo perché il decreto legge è entrato in vigore ad agosto e la commissione è stata istituita integralmente solo nel mese di luglio. Siamo presi da un piano di riordino complicatissimo, abbiamo una serie di emergenze, ma cominceremo a lavorare da gennaio per semplificare il piano anticorruzione e soprattutto cominceremo a lavorare tenendo presente un rapporto che c'è con i referenti della formazione, con i referenti dell'anticorruzione locale, che dovranno sempre più essere una nostra interfaccia all'interno delle amministrazioni, provando anche a far capire alle pubbliche amministrazioni che la scelta del responsabile dell'anticorruzione è una scelta importante. Non si sceglie un dirigente per caso, si deve scegliere un dirigente che abbia certe qualità. Certo, se il dirigente del settore anticorruzione viene arrestato c'è qualcosa che non quadra, è capitato a Roma, e c'è evidentemente qualcosa che non quadra in chi ha scelto un soggetto che invece di preoccuparsi di prevenire la corruzione si faceva e gli stessi.